Franchising perché? Perché è una formula vincente, sta rispondendo a livello internazionale e nazionale a una richiesta di impresa di giovani imprenditori o anche già collaudati imprenditori con esperienza per investire su una formula dove il know-how è seguito da franchisor, quindi rimane all'imprenditore la cosa più difficile da fare, l'accoglienza del cliente e seguire il punto vendita. Però, grazie al franchise sono delle formule standardizzate anche per questo e quindi si riesce ad avere successo. Se dovessimo parlare di numeri e di fatturato? Beh, i numeri sono importanti. In Italia stiamo crescendo della doppia cifra, siamo a 960 franchisor con un fatturato circa di 24 miliardi. In Sicilia sono circa 4.000 franchisi con 25 franchisor attivi al momento. Noi come associazione categoria non solo mettiamo in contatto imprenditori col mondo del franchising, del franchisor, ma aiutiamo anche delle formule vincenti collaudate a diventare appunto franchisor. Quali sono i settori più richiesti al momento? Al momento sono servizi alla persona, food and beverage, e segue l'abbigliamento che in Italia è comunque quella che la fa ancora la padrona. Beh, questo è il tentativo di dare una risposta, dare un aiuto all'economia siciliana per farla crescere in un momento difficile. Abbiamo tenuto questo interessante incontro stamattina, questo franchising day, con dei marchi nazionali importanti. Abbiamo avuto una risposta significativa da parte di imprenditori palermitane ma anche siciliane, soprattutto della Sicilia occidentale, di tantissimi giovani che intendono entrare nel settore. Ma il franchising rappresenta una evoluzione della rete distributiva, una risposta, diciamo così, a una voglia, a una volontà che c'è da parte di tante di entrare nel mondo del commercio. Il franchising day è una possibilità, è un one to one che noi diamo a tante di incontrare, di conoscere, di chiudere possibilmente contratti e di aprire nuove attività a tanti giovani, a tanti imprenditori. Aspettiamo fiduciosi appunto di capire poi concretamente quali saranno i risultati di questa giornata, ma siamo certi, come è stato già a fine 2018 a Catania, che da questi appuntamenti verranno aperte altre attività, altre iniziative anche a Palermo. Ci sono marchi che comportano un investimento anche di cifre modeste, 20-30 mila euro, ci sono marchi che costano tantissimo, quindi bisogna anche conoscere il progetto imprenditoriale che il giovane, il soggetto, già l'imprenditore che nel mercato vuole sviluppare. Chiaramente ecco, ci sono marchi appunto che comportano notevolissimi investimenti, ma ci sono attività, soprattutto mi riferisco ai giovani che vogliono entrare nel mondo del commercio, che per essere avviate non chiedono un grande sforzo economico. Il vantaggio del franchising, il vantaggio è il fatto che appunto chiave in mano si ha un'attività con investimenti non molto significativi. Il vantaggio di stare in Confesercenti è un altro, che Confesercenti non solo garantisce la presenza di marchi qualificati e seri, ma garantisce anche la possibilità di essere accompagnati dentro questo percorso, nella fase della formazione,